che ha preso è stato presente sabati precedenti, sicuramente ha il suo foglio di frequenza. Ricordate alla fine di segnare, no? Il tema è quello, il decimo, metteremo la firma e dovete lasciarci il foglio di frequenza. La prossima settimana vi porteremo il certificato di frequenza, sì? Per chi ha fatto perlomeno il 70% del corso. Diciamo, se non sono stati, sì, c'è mancato, no? Se hanno mancato una lezione, o se non sono venuto a una lezione, non c'è problema, ma almeno 3 devono avere preso, sì? Ok. Questo diagramma si trova nel libro Pilastri della Metafisica e è quasi una sintesi di tutto quello che si impara dentro con lo studio dei pilastri della metafisica. E cosa ci spiega questo diagramma? Che noi, la volontà di Dio per ognuno di noi è vivere, manifestare il nostro concetto immacolato di perfezione, perché Dio ci ha creato perfetti, belli, ricchi, intelligenti, amorevoli. Questo è il nostro piano divino di perfezione: un giorno diventare esseri di luce, maestri di saggezza o maestri ascesi. La settimana prossima parleremo di questo. Come diventare un maestro asceso? Cos'è un maestro asceso? Qual è l'importanza della gerarchia spirituale nella terra e nella nostra vita? Se noi manifestiamo la volontà di Dio, esprimiamo il nostro concetto immacolato di perfezione, sviluppiamo il nostro piano, svolgiamo il nostro piano divino di perfezione, possiamo vivere in uno stato di grazia, di felicità, di armonia, e questo è vivere nel cielo sulla terra, perché la gente crede che per arrivare al cielo dobbiamo prima morire. Cioè, se il cielo, per arrivare al cielo, andare al cielo, dobbiamo morire, vuol dire che noi abitiamo nell'inferno, sì? Ma questo non è necessariamente così. La terra, il piano fisico, non dovrebbe essere un inferno, la nostra vita piena di problemi, incidenti, litigi, di tutto potere questo. La volontà di Dio è vivere qui, sulla terra, nel piano fisico, come se fosse il cielo, cioè in armonia, in felicità. Tutto questo, la volontà di Dio, il concetto immacolato e soprattutto il piano divino di perfezione, è la causa, è una causa, una delle cause che ci fa vivere felici in perfezione. Ma questi vengono deformati. In realtà il piano di, noi non possiamo deformare il piano divino di perfezione, ma possiamo deformare l'espressione, la manifestazione. Come? Attraverso il pensiero e il sentimento negativo. Il pensiero e il sentimento negativo sono cause di problemi, infelicità, malattie, eccetera. Mi tolgo potere a questo. E anche per cause e effetti negativi. Quando agiamo negativamente, mettiamo in movimento, attiviamo la legge del karma in modo negativo, facendo del male agli altri, questo è causa di sofferenza. E quando tu, sebbene ognuno di noi ha un concetto immacolato di perfezione e un piano divino di perfezione, se pensiamo negativamente, se sentiamo negativo, parliamo negativo e facciamo del male agli altri, quello non si può manifestare, o almeno non tutto. Ma è possibile ripristinare il nostro piano divino di perfezione, il nostro concetto immacolato, e tornare ad essere felici praticando i 7 principi universali, vivendo
in accordo con questi principi. E credo che Delia ha parlato di 7 principi la settimana scorsa o 2 settimane fa. Ricordate quali sono i 7 principi? Mentalismo. Almeno qualcuno. Sì. Mentalismo, un altro. Causa ed effetto. Tutto vibra, tutto si muove. Principio di vibrazione, sì? Ritmo, bene. Corrispondenza, generazione e polarità. E polarità. Tutto ha due poli, positivo e negativo. La pratica del io sono, la settimana scorsa vi ho parlato di cosa è il io sono, il potere del io sono, ma occorre meditare su che cosa è il nostro vero essere, praticare l'uso del io sono con il decreto, sì, con il pensiero, a fin di manifestare perfezione. Dopo i 7 raggi, già abbiamo parlato un po' di quello sempre, e oggi parleremo sulla preghiera scientifica. Che cos'è la preghiera scientifica? Leggiamo tutti insieme. È la forma corretta ed efficace di pregare per ottenere ciò che si richiede. Scientifico è tutto quello che si può dimostrare. Noi possiamo dimostrare l'efficacia della preghiera scientifica, ma non in un laboratorio fuori di noi, clinico, fisico, no. Il laboratorio è la nostra vita. Tu devi mettere in pratica la preghiera scientifica e non serve che un altro la faccia per te. Cioè, la può fare per aiutarti, ma davvero ci sarà una trasformazione della tua vita se tu metti in pratica quella preghiera, se tu preghi per te stesso, sì? E per gli altri anche. Si può usare questa preghiera scientifica, questo metodo di preghiera, per trasformare e risolvere tutti i problemi fisici e anche emozionali e mentali. Davanti a un'apparenza di malattia o se c'è un intervento, puoi fare la preghiera scientifica. Davanti a un'apparenza di incidente d'auto, per esempio, anche puoi trasmutarlo con la preghiera scientifica. Se una persona ha perso il lavoro, può fare la preghiera scientifica e trovare uno meglio, con uno stipendio più alto, meglio, con i compagni carini, con un capo meraviglioso, sì? E non piangere perché ha perso il lavoro. Invece dire, grazie padre, ho perso il lavoro, adesso troverò uno meglio. Questo deve essere metafisico, agire positivamente. O se c'è litigio con il partner, con la moglie, il marito, fai la preghiera scientifica per risolvere il casino emozionale, sì? Il tolgo potente. Ok, facciamo tutti insieme questo decreto, questo trattamento. Quando in metafisica parliamo di trattamento, perché? Perché trattare positivamente una situazione. Tutti insieme. La divina e onnipotente presenza di Dio assume in questo momento il comando e il controllo della mia vita, del mio mondo e di questa situazione, risolvendo, portando il miracolo e la perfezione che mancano, affinché l'armonia si stabilisca immediatamente. Grazie Padre perché già accadrà un uomo. Grazie Padre. Ma perché si manifesti quello che noi decretiamo, bisogna avere diverse cose, soprattutto fede. E quando facciamo un decreto, il trattamento, pensare in quello che diciamo. Quando facciamo il servizio, non serve se tu fai il servizio e leggi come se stessi leggendo il giornale, sì? O se leggi, ah, amato Arcangelo Michele, stai pensando nel ferro da stirare che hai lasciato attaccato. No, devi concentrarti
tendrás a sentir lo que estás decretando. Y a ver, fe. ¿Qué cosa es la fe? Bien, la fede del latino fides, vuol dire fiducia, sicurezza. Es la sicurezza o la fiducia di che succederà qualcosa di buono o bene. Vedete che noi sempre, che la fede sempre riguarda qualcosa di bello, di positivo. Sì? Nessuno ha fede, per esempio, nessuno ha timore di sposarsi con un, mi sposerò con un principe, ho una paura. Magari, no? Magari avrei una paura. O mi sposerò con una attrice, per esempio. Bellissima! No, questo tu tieni, senti fiducia, fede. O ho paura di vincere la lotteria. No, non esiste. Tu hai fede di che questo succederà. E qual è l'opposto della fede? La paura. La paura, il timore è l'opposto. Il timore è la sicurezza che tutto quello che succederà è negativo o che succederà qualcosa di cattivo. Quello è timore. Il timore sempre riguarda qualcosa di negativo. E quando una persona ha paura di qualcosa, a che cosa pensa? Quella cosa per cui sente paura, e quello che tu pensi e senti si manifesta. Cioè, se tu hai paura di ammalarti, hai una grandissima probabilità di ammalarti. Mi tolgo potere. Se una persona ha paura dell'incidente, di avere un incidente d'auto, sta attirando a sé questa situazione brutta, di tolgo potere. Perciò c'è una frase che usiamo in metafisica che dice: l'unica cosa da temere è il timore. Facciamo questa affermazione: io non ho paura, io ho fede. L'unica cosa da temere è il timore. Per la fede non esiste l'impossibile. Grazie, Padre. Come tante persone, per non dire la maggior parte dell'umanità, ha paura di tante cose, e a volte le persone, credendo di avere buona volontà, tentano di influire con la sua paura nella tua vita. Influenzare. Per esempio, tu vuoi fare un negozio, ho un denaro, voglio investire in un negozio, in un'azienda, in una ditta. E qualcuno ti dice, ma con la crisi è gravissima, si perderei il denaro, non fare quello. E in questo, voglio fare un viaggio all'India, spenderei 3.000 euro per fare un viaggio in questo momento, no, dovresti aspettare. Ma cosa devo aspettare? La prossima reincarnazione devo aspettare. Morire. Ricordo tanti anni fa, stavamo per fare un viaggio in Israele, no? E non voglio parlare di questo, ma voi sapete che in Israele, in Terra Santa, nel Medio Oriente, succedono delle cose, no? Negative. E una diceva, metafisica, sì, ci ha scritto, non fare quel viaggio, è molto, sì, pericoloso, c'è la guerra, morirete tutti. Mi ammazzeranno, il tuo potere. Sì, ovviamente. Ruben, ricordo che ha ricevuto la mail e ha risposto, detto, tu non sei metafisica, ma la certa, mi tolgo potere. Anche abbiamo pensato, se aspettiamo a che ci sia la pace eterna, non andremo mai a quel posto, andremo magari dentro di 1.000 anni, sì? Dentro di 500 reincarnazioni. Lo facciamo, andiamo, e non accettiamo i negativi. E sapete cosa succede? Quando noi arriviamo in Israele, sì, si fa la pace. Grazie, Padre. Tutto tranquillo, non ci sono problemi,
E quando finisce il viaggio, a volte di nuovo cominciano a litigare. Ma siccome noi viviamo in uno stato di coscienza, di armonia e pace, la nostra influenziamo positivamente, sì, quando siamo in quel posto. È quello che dobbiamo fare. Beh, perciò non accettare mai i decreti negativi che a volte le persone ti lanciano. Ricordo, già vi ho raccontato questo, ma siccome oggi sono persone nuove, un giorno lavoravo in un bar con il mio computer. Siccome il mio lavoro è leggere tutto il tempo, libri, correggere, i libri in spagnolo, no? E anche in italiano. Ho la possibilità di lavorare in qualsiasi posto. E a volte per non annoiarmi vado a un bar, a un caffè e lavoro lì. E il cameriere mi ha detto: signore, abbia cura del suo computer. La settimana scorsa un signore lavorava col suo computer in quel tavolo e un ladro ha preso il computer e se lo ha rubato. E io immediatamente: no, lo accetto, gli tolgo potere, Dio è con me, mi protegge. Grazie padre. Camariere, sì, era un po' impaurito. Sì, sì, grazie, ha detto, e se n'è andato. Ma io non potevo accettare quel decreto negativo e diventare io impaurito, pensando e cominciando a parlare: in questa città non si può vivere, non c'è tranquillità, questo paese è pieno di ladri, di tolgo potere. Cominciamo noi a parlare negativamente. Sì? Ti è influenzato. E c'è un contagio, si parla di contagio. C'è un contagio emozionale e mentale. Sì? Quindi tu devi dire a quel concetto, a quell'affermazione: non lo accetto, di tolgo potere, non lo voglio mettere, manifesta. Se tu accetti quell'affermazione e cominci a pensare a un furto, a un incidente, di tolgo potere, questo succederà. Perciò anche quando si chiede occorre avere fede, perché se tu chiedi qualcosa con la preghiera ma pensi che è molto difficile, magari Dio non vuole darti quello, se tu pensi che non lo avrai, lo avrai. Quando uno chiede qualcosa e ha paura di non ottenerlo, non lo riceve. E questa è la causa, una delle cause, magari la più forte, per cui la preghiera o i decreti non hanno risposte, perché le persone cominciano a dubitare o a mettere degli ostacoli. Faccio un decreto, io voglio un lavoro. Leggo nel giornale, ma non c'è lavoro, sì? C'è un 10% di gente che non ha lavoro, disoccupazione, e cominciano a accettare le apparenze e non trovano. O magari occorre un anno per trovare lavoro. Tu stai mettendo. O c'è lavoro nel nord, ma io abito nel sud e non c'è lavoro. E se tu dici che non c'è lavoro, non c'è lavoro. Sì, ma magari per chi pensa positivo, ce l'ha. Ecco, lo trovo. Facciamo questo decreto, questa affermazione, per sviluppare la fede. Tutti insieme. Io ho fede, non accetto la paura. Dio è amore e in tutto creato. Io voglio sentire fede e ringrazio Dio per l'armonia perfetta. Grazie Padre. La Bibbia ci parla tantissimo dell'importanza della fede. Per esempio San Paolo dice su questo: che cos'è la fede? È la completa certezza che quello che si spera si realizzerà.
è la piena fiducia in cose che non si vedono. Cioè, certezza vuol dire che quando davvero hai fede, senti fede, non hai il dubbio più piccolo dentro il tuo cuore. L'ignoranza dei principi universali è la causa per la quale la gente ha paura del male, soprattutto l'ignoranza del principio del mentalismo. La gente crede che ci sia la casualità, che le cose occorrono, succedono perché magari Dio ha una cattiva volontà o perché c'è una strega che sta facendo con i suoi pensieri sì, qualcosa di negativo, per questo è che la tua vita è un disastro. No, niente di questo ha potere se tu non credi e tu non accetti il negativo. Quando tu dici io non accetto il negativo e non hai fede, tu chiudi le porte della tua aura e della tua vita e il negativo non può entrare al tuo mondo. Gesù diceva questo: il male di questo mondo viene a me ma non può entrare. Perché? Perché lui abitava in uno stato di coscienza, di felicità, di pace, di armonia, di saggezza, e non permetteva che il negativo entrasse. Grazie Padre. Questa è una statua che rappresenta la fede. Vedete, cosa fa la statua? Sì, l'immagine della signora Fede, diciamo. Indica il cielo. Indica il cielo. Cosa c'è nel cielo? Dio. Dio. Vuol dire che noi dobbiamo mettere la nostra fede, la nostra credenza, la nostra fiducia in Dio. Questo è avere fede. Pensare a Dio. Perché Dio non ha limiti. Dio è onnipotente, onnipresente, onnisciente, può tutto, sa tutto, ed è in ogni posto, onnipresente. Perciò non c'è nulla che può, se tu hai fiducia a Dio e credi in Dio, e quello che tu chiedi è positivo, quello deve succedere. Non c'è un ostacolo che Dio non possa sciogliere. Fede è l'assoluta fiducia che Dio dentro di noi ha il potere di risolvere qualsiasi situazione, grande o piccola. A volte diciamo, oh, ma io ho fede, io sono credente, ho tantissima fede. Ma in realtà abbiamo fede nella Madonna della carta di credito. Abbiamo fede quando abbiamo tanto soldi nella banca o in tasca. Quando abbiamo lavoro abbiamo fede, sì? Ma se magari perdiamo il lavoro, già la fede è sparita, capite? Perché la persona in realtà crede, la sua fede sta emessa nel materiale. Il nostro Dio è in realtà il materiale. Quello a cui tu sai, come puoi sapere dove è ancorata la tua fede? A cosa pensi durante il giorno? Tutto il giorno, la maggior parte. Se la maggior parte del giorno tu pensi al materiale, la tua fede è fissata, ancorata al materiale. Se tu almeno una parte del giorno pensi a Dio, al positivo, la tua vita è consacrata al positivo o a Dio, la tua fede è ancorata a Dio. Questo rappresenta quando la Vergine, la Madonna, ha il bambino Gesù nelle braccia, no? E avvita, no? Con il dito indica il bambino. Cosa rappresenta? Che la nostra fede deve essere ancorata dentro la presenza di Dio in ognuno di noi, perché Gesù rappresenta il Cristo, la presenza divina dentro ogni essere umano, quello che significa, rappresenta il Gesù o il Cristo della misericordia, quando indica il suo cuore,
che noi dobbiamo fissare la nostra attenzione dentro di noi, dentro il vero essere, non dentro di il fegato, sì, lo stomaco, no, dentro del nostro vero essere, che è Dio. E possiamo affermare: io ho fede, tutti insieme. Io ho fede, io non ho timore, Dio in me può tutto, grazie Padre. Gesù anche diceva: chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, cioè se non ha timore, ma crede che quel che dice avverrà. Credere è avere fiducia, fede. Li sarà fatto. Immaginate il potere che abbiamo ognuno di noi nella mente, nei sentimenti, ma quando abbiamo fede, non timore. Ma io direi, abbiamo sempre quel potere. Quando abbiamo paura, usiamo il potere in modo negativo. E ci accadono delle cose negative perché noi siamo così potenti di creare quelle situazioni brutte. Occorre soltanto lasciare dietro il timore e usare questa forza in modo positivo per creare il bene, un mondo di felicità. Cosa vuoi creare in tua vita? Cosa ti darebbe felicità? O cosa ti manca? Mi chiedono se si può dire, se non è un segreto. Cosa ti piacerebbe? Dio santo, non mi piace niente a voi. O avete tutto? Che cosa vuoi? Tornare a fare il lavoro che facevo. Tornare a lavorare, ok. Quello che facevi, bene. Qualcun altro? Viaggiare, ti piace bene, tu vuoi viaggiare, quello ti dà felicità. La mia vecchia casa. La tua? Vecchia casa. La tua vecchia casa, vuoi? O almeno una migliore. Affezionato quella. Sì, io ho una migliore. Ma che cosa hai fatto? L'hai venduta? Sì. Ah, ok, ma l'hai venduta, non può rubare la casa a quello che te l'ha comprata, alla persona che te l'ha comprata. Ma magari c'è una che è migliore. Non attaccarti al passato, magari Dio vuole per te qualcosa di meglio, ok? Bene, di nuovo decretiamo: io ho fede, non accetto la paura, Dio è amore e in tutto il creato non c'è nulla da temere. Io ho fede, io voglio sentire fede e ringrazio Dio per l'armonia perfetta. Grazie Padre. Per esempio, quando noi preghiamo con fede, preghiamo così. Sì, questo è un mudra. In sanscrito si dice mudra. Mudra è una posizione delle mani che rappresenta uno stato di coscienza interno. Sì? Questo è il mudra della preghiera. Quando una persona mette le mani così, cosa sta facendo? Sta pregando. Le sue dita sono rivolte verso l'alto, verso Dio. Ma ci sono delle persone che pregano o credono di pregare così, molto così. Questa persona che sta facendo? Sta supplicando, supplica, non prega. Sì? E le sue dita sono rivolte verso il basso, cioè il materiale, i problemi, le preoccupazioni. Quella persona sente angoscia, paura, non è tranquilla, non ha fede. Ricorda di pregare sempre così. Quando stai così, i tuoi pensieri anche, sì, si rivolgono sul basso. Dice Gesù: le cose che desiderate quando pregate dovete credere di averle già ricevute e le riceverete. Questa è la chiave della preghiera scientifica. Credere, la chiave d'oro. Avete letto la chiave d'oro? Sì. Sì? È la chiave della preghiera scientifica. Tu quando preghi devi credere che già hai ricevuto quello che hai chiesto.
sebbene ancora non si abbia manifestato fisicamente. Accettare, grazie Padre, perché io sono ricco. Grazie Padre, tutto, sono ricca. Grazie Padre perché sto lavorando in quello che mi piace. Grazie Padre perché sto lavorando in quello che mi piace. Grazie Padre perché sono salutare. Grazie Padre perché sono salutare. Grazie Padre perché sono bello. Grazie Padre perché sono bella. Grazie Padre perché ogni giorno sono più giovane. Grazie Padre perché ogni giorno sono più giovane. Grazie Padre perché il mio mondo è pieno d'amore. Grazie Padre perché il mio mondo è pieno d'amore. E non pregare mai così, come queste persone che dicono: Dio mio, dammi qualcosa, anche se che non lo merito. Se tu pensi che non lo merita, sì? Avrai questo. Niente. Non riceverai niente. Ma perché non te lo meriti? Se tu sei un figlio di Dio, figlia di Dio, e Dio è il padrone dell'universo. Dio non soltanto ricco, Dio è la ricchezza stessa. Tutte le cose che esistono nell'universo appartengono a Dio. Dio è l'uomo più miliardario all'universo. E noi, se siamo i suoi figli, siamo anche i suoi erediti. Ereditari. Ok, siamo i suoi eredi. Soltanto dobbiamo chiamare quello che ci appartiene. Se tu sei figlio di un uomo miliardario, sì? E tu non sapevi, magari, sa perché, sì? E dice, io sono figlio di Maradona. Non sarebbe strano? Figlio di Donald Trump, non so. Papà, sono Fernando. Tu non sapevi che io esistivo, ma sono figlio tuo, sì? E ti chiedo una casa, lavoro, quello che voglio. E cosa farà il tuo papà? Te lo darà. Te lo devi dare, come voi avete visto, il figlio di un miliardario che sia povero. Non esiste. I figli degli uomini ricchi sono anche ricchi. Beh, Gesù parlava molto della fiducia. Quando faceva un miracolo, per esempio quando guariva una persona, di solito diceva: la tua fede ti ha salvata, la tua fede ti ha guarito. Perché diceva quello? Perché se la persona non avesse avuto fede, lui non avrebbe potuto guarire o risolvere la situazione. E per questo motivo, quando Gesù è stato a Nazareth, ricordate, ha cominciato il suo ministero, è andato a Nazareth e non ha fatto nessun miracolo. Perché? Perché la gente non credeva in lui. Perché dicevano, ma sei il figlio di Maria. Abitavano qui vicino, nell'angolo. È il figlio del falegname di Giuseppe. Questo uomo guarisce, ma che guarisce? Non guarisce niente. La gente non credeva in Gesù e Gesù non ha fatto nessun miracolo, se ne è andato. Bene, Gesù ci insegna la chiave della preghiera scientifica quando fa il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E già vi ho detto che la chiave è, leggiamo, ringraziare di aver ricevuto qualcosa prima di ottenerlo è la dimostrazione di fede più grande che possa esistere. Perché quando tu dici grazie Padre perché sono guarito, tu stai accettando, sì? Decretando con fede, sicurezza. Gesù insegnò, questo è il posto dove Gesù ha fatto quel miracolo, sì? Sotto l'altare c'è questo disegno, un mosaico, questo mosaico che rappresenta i tre o quattro pani e i due pesci che Gesù moltiplicò. Non c'era cibo, non c'era niente da mangiare, soltanto questi pesci e questi pani.
I discepoli hanno detto a Gesù: maestro, la gente è affamata, devi tornare a casa. E Gesù ha detto: no, ficcato, povera, questa gente ha fame. Se c'è, ci sono due pani, due pesci, mangiamo. Io penso sempre negli apostoli, cosa avranno pensato loro? Il maestro è diventato pazzo, questo non è sufficiente. Nonostante Gesù ha preso quel cibo e ha detto: grazie Padre, perché tutto il mondo ha mangiato. Hanno cominciato a condividere il cibo e tutto il mondo mangiò. Tu puoi fare lo stesso trattamento. Per esempio, se hai bisogno di un biglietto per prendere un aereo, affermare, decretare: grazie Padre perché già ce l'ho. Tutti insieme: grazie Padre perché già ce l'ho. Questo l'ho fatto una volta, ricordo, ero in Bolivia, e a Cochabamba, che è una città in Bolivia, e mi avevano invitato a fare una conferenza a Potosí. Potosí è la città più alta al mondo, si trova a 4.065 metri sul livello del mare, più alta ancora che il Tibet. Ma credo che mancavano 4-5 giorni soltanto e non c'erano biglietti per volare. E se non volavo, dovevo prendere un autobus e viaggiare 20 ore. E in una, che vi dico, in una strada che sono terribili, sì? Quello sì, di terzo mondo proprio, credo che qui non ci sono. E non vuole, ho cominciato a decretare: io non accetto questa parenza, grazie Padre, perché già ce l'ho il mio biglietto. Mi hanno messo nel, come si dice in italiano? In lista. Il giorno che dovevo volare sono andato, arrivato con tempo, e alla fine ho trovato il mio posto e ho viaggiato. Sì? Ma sempre è necessario decretare, affermare con fede e sicurezza. Se hai bisogno di guarire, dici: grazie Padre perché già sono guarito. Se hai bisogno di denaro, ti visualizzi pagare con quel denaro. Questo mi piace, no? Il bello è montare il denaro, sentire l'aroma, sì? Denaro. Quando tu fai una visualizzazione, anche tenta di sentire l'odore del denaro. Questo, tutto questo aiuta. Bene, decretiamo: grazie Padre perché io sono ricca e prospera. Grazie Padre. E quando chiedi, non chiedere mai, non pregare così: per favore Dio mio, dammi una cosa, anche se piccolina, piccolina. E dopo la fine la casa. O magari c'è qualcuno che chiede così: Dio, ho bisogno di una macchina per andare al lavoro, dammi una macchina anche se usata, vecchia, sì? E dopo con quel problema magari usare le macchine. Ricordate, per Dio, Dio è il padrone di tutto. Quindi per Dio è lo stesso, guardate, una macchina così brutta, vecchia, della prima guerra, o darti una testa rosa, un Porsche. Qual è la macchina che tu vuoi? Porsche Cayenne. Ok, nemmeno pensare così. Mi piace tantissimo questa casa, questo palazzo, questa macchina, ma è troppo costosa, è costosissima. Quando tu dici questo è costoso, questo è caro, che cosa vuol dire? Che cosa stai pensando? Che tu non lo puoi avere. Sì. E magari
un'altra persona, ma tu non hai sufficiente denaro, provvidenza. Stai decretando che tu non vuoi. Dire che qualcosa è costoso è lo stesso che dire io non posso. Non decretare mai questo. E se ti pensi che è un po' difficile dire io posso questo, pensa così, Dio me lo vuole, magari Dio me lo vuole regalare. Soprattutto quando abbiamo dei bimbi, no? Dei bambini, sì? E ci fermiamo davanti a una, come si dice, una vetrina, una vetrina, un negozio di giocattoli. Davanti a una vetrina, ecco, e dunque, vogliono tutto, sì, i ragazzi. Non dire, non posso, siamo poveri, non ho denaro, sì? Non ne avrai, no. Dire, pensa che Dio te lo vuole regalare e decreta. Dio me lo vuole regalare, Dio me vuole regalare questo iPhone 6, per esempio. Sì? Dice, io non voglio spendere 1000 euro in un iPhone per il bambino. Ma se il bambino lo vuole, deve decretarlo per se stesso. E tu non sai, io ti dico, ho visto dei bambini, adolescenti facendo decreti che riescono a fare miracoli che i suoi genitori ancora non fanno. Sì, sì. Bene. E facciamo la formula della preghiera scientifica. La formula della preghiera scientifica è una formula, la migliore formula, per chiedere quello che ci serve. E questa formula dice così. Leggiamo tutti insieme. Amata presenza di Dio, io sono in armonia con tutto il mondo, sotto la grazia divina e in modo perfetto, in accordo con la volontà di Dio e se è conforme a legge, io decreto. Due punti. Tu puoi scrivere una lettera, due punti. In questo punto è cominciare a numerare quello che vuoi, sia materiale sia spirituale. Io voglio una casa nuova, un lavoro, un marito nuovo, degli scarpi, sì, dimagrire, ingiovanire, avere più capelli. Essere amorevole, essere intelligente, tutto quello che tu vuoi lo chiedi e alla fine chiudi il trattamento affermando grazie Padre perché è già accaduto. Ok, di nuovo. Amata presenza di Dio, io sono in armonia con tutto il mondo, sotto la grazia divina, in modo perfetto, in accordo con la volontà di Dio, e se è conforme alla legge, io decreto. E tu cominci a scrivere, sì? E siccome ci incontriamo in questo periodo del Natale, possiamo far scrivere la lettera allo spirito del Natale. Durante questo periodo gli angeli, gli esseri di luce sono specialmente attivi e così come i nostri amici, i nostri esseri amati ci fanno dei regali durante il Natale, qui si fa quando? San Nicola? La vigilia di Natale. Durante la vigilia del Natale, sì, in altri paesi, il giorno di San Nicola per esempio, anche gli esseri di luce ci danno i suoi regali e possiamo noi chiedere allo spirito del Natale, al Maestro Gesù, alla Madre Maria, al Maestro della nostra devozione. Sì? È molto simile alla formula della preghiera scientifica. Dice, io sono invocando alla Divina Presenza di Dio in me e all'amato spirito del Natale di prosperità, gioia e pace affinché in armonia con tutto il mondo, sotto la grazia in modo perfetto, si manifesti in me questo dono di Natale, sì? E facciamo la lista. Anche il giorno del tuo compleanno, per esempio, il mio compleanno è il 17 ottobre, ecco, grazie. Se il giorno del tuo compleanno tu fai la lista, la lettera, chiedendo i regali
per tutto l'anno. Perché quel giorno comincia il tuo periodo, il tuo anno. E tu chiedi, questo anno io voglio anche quello che tu pianifichi di fare. Lo scrivi come un decreto, come un'affermazione. E ogni giorno lo leggi. Gente, siccome già sto parlando da più di un'oretta, faremo una breve pausa di 10 minuti e torniamo. Non ci manca molto per finire la lezione, ma facciamo la donazione volontaria e ci prendiamo 10 minuti per rilassarci un po'.